Ciao a tutti, allora, non volevo farlo questo video perché, come potete vedere, sono piena di herpes. Per fortuna sta passando, però, insomma, non avrei voluto fare un video così. Poi mi sono detta, cavolo, ti hanno visto dopo che hai partorito, ti hanno visto dopo l'operazione, ti hanno visto. Va bene così, voglio dire, non sono più cessa del solito. No, forse sì, sono un po' più cessa, però mi sono truccata perché uno dei miei buoni propositi per quest'anno è anche quando la mattina non ce la fai e le gemelle ti stanno demolendo casa, tu qualcosa in faccia te lo devi mettere e quindi mi sono truccata. Abbiamo qui presente mia sorella ha regalato i pannolini, le mie figlie in questo periodo vanno pazze per mettere i pannolini alle bambole. Gli ha regalato i pannolini per le bambole e sono bravissime. Io non capisco perché non si decidano uno a toglierlo e due a cambiarsi da sole. Che ci provano, perché me lo chiedono sola, sola, però niente da fare. L'herpes mi sono meravigliata che mi sia venuto adesso a un mese passato dall'operazione, perché anche quando ho partorito, dopo il cesareo, quando il mio corpo ha forti stress, di solito mi viene l'herpes, invece mi è venuto così. Ma poi mi è venuto uno, due, me ne sono venuti tre. Che bello, che parliamo di queste cose. Allora, mi vedete così sgarzolina, perché è ricominciato l'asilo, ecco. Io non ho mai avuto così tanta, tanta, tanta voglia di tornare al lavoro come stamattina. Ero in ufficio anche prima dell'orario. Proprio le ho scaricate, le ho proprio scaricate le bambine, no, vabbè. E comunque, volevo fare un aggiornamento a un mese dall'operazione. Per chi non lo sapesse, ho fatto il bypass gastrico il 5 dicembre, oggi è 7, quindi siamo lì. Com'è andata? Allora, i numeri non contano, ma partiamo da quelli perché sono quelli che più a impatto, si notano. Allora, dal 5 dicembre ho perso. Mi scrivo le pesate io perché sennò non mi ricordo. Allora, dal 5 di dicembre ho perso, però mi sono pesata il 5 gennaio, quindi 2 giorni fa, ho perso 10,7 kg in un mese. Rido, rido perché non ho fatto nessuna fatica. Non è facile, allora, diciamo questo, non è una passeggiata, ragazze, non è semplice. Ci sono momenti difficili, però credetemi, niente paragonabile a quello che ha passato un obeso che è stato obeso per tutta la sua vita. Quindi, in totale, partendo dal 15 di novembre, che è data di inizio della dieta pre-intervento, in tutto ho perso 15,8 kg. Yeah! Brava! E insomma, questo vi volevo dire, cioè, vedi, senti il numero e pensi che sia facile? Non è così. Ho ancora qualche difficoltà per quanto riguarda il mangiare e vomitare, perché cioè, lo stomaco è quello di un bypassato, la testa è quella di un'obesa, quindi prima di tutto. Ho ancora la mentalità di vedere il piatto molto pieno, quando poi alla fine non riesco a finire tutto, però sempre sulle quantità che mi dà che mi ha dato la dietista. Ad esempio, oggi a pranzo i 30 grammi di pastina nel piatto, ci ho messo più brodo perché lo dovevo vedere più pieno, quando poi comunque non sono riuscita a finirlo. È una questione visiva. E ho mangiato pochissimo del secondo, credo un cucchiaio di prosciutto frullato. E ho mangiato con calma perché le gemelle oggi sono all'asilo. Gli altri giorni in cui io dovevo, diciamo, affrettarmi perché comunque se io mangio insieme a loro, loro vogliono quello che voglio io e non mangiano più le cose che mangiano loro. E fin quando, insomma, non ci siamo adesso con l'alimentazione, non posso mangiare un po' di prosciutto cotto e basta. E quindi, per esempio, l'altra volta mi sono innervosita. Ho inglobato aria,
Ho provato a rimangiare, mi si è formata una bolla d'aria, mi sentivo strozzare, è stato orribile e quindi poi mio marito si è arrabbiato, l'ho fatto tornare da lavoro un po' prima per farmi mangiare perché ho vomitato anche l'anima, che non è una cosa bella da dire. Quindi io devo rallentare, masticare 2000 volte, io mastico anche la pastina, quella Micron, proprio per abituarsi a masticare. Che altro? Adesso cambierà la dieta perché non sarà più una semiliquida, ma sarà una semisolida, finalmente. Non vedo l'ora. E mi manca ma il masticare, cioè io mastico, ma mi manca il masticare cose solide. Quello sì. Però, insomma, quindi introdurrò altre cose. Sto introducendo un alimento per volta. Ho parlato con la dietista al telefono, ad esempio, lei mi ha fatto introdurre l'uovo. L'ho provato a mangiare la prima volta e non è andata bene. Mi ha fatto male lo stomaco, l'ho vomitato. Non per tutti è così, eh? Non tutti vomitano. Io vomito perché mi viene da farlo, nel senso che mi sento costretta, mi sento come di mamma mia, ma che c'ho l'orecchio? No, mi sento come di strozzarmi, però non tutti sono così. Se io oggi da sola ho mangiato tranquillamente la pastina, non mi sono affrettata, però l'uovo mi dà proprio fastidio allo stomaco, ci ho provato 2 volte. Piano piano la dietista ha detto di inserire un alimento per volta e vedere la reazione che ho. Ad esempio, ho mangiato la crema di cavolfiori e sono riuscita a mangiarla. La cosa bella è che a un mese dall'intervento persiste questa mia mancanza di appetito. Quindi, per esempio, l'altra sera sono venuti gli amici a casa, hanno preso le pizze e io avevo questo famoso uovo strapazzato con, a parte il purè. E io ho mangiato l'uovo, non mi sono sentita bene, ho aspettato, poi ho mangiato un cucchiaio di purè e ho lasciato tutto il resto perché non ce la facevo, mi aveva dato proprio fastidio. E Annalisa, un attimo, perché stavo vedendo un video di Annalisa, poi ho detto prima di riposarmi, però io devo fare questo video. E quindi adesso introdurrò altre cose, tra cui ad esempio il pane. Posso mangiare, credo, 50 grammi di pane tostato la sera. E aumento leggermente le quantità della pasta, invece di 30 grammi a pranzo ne avrò 40, o posso inserire la pasta di piccolo formato. Ma voglio chiedere, comunque voglio fare una telefonata alla dietista perché ho diverse domande da fare. Oggi per la prima volta ho bevuto il caffè amaro, non decaffeinato, quello decaffeinato non mi piacque. Il caffè normale ne ho bevuto poco così, mi è venuto mal di testa però. Non mi ha fatto niente allo stomaco, però all'improvviso avevo questo mal di testa. Boh, non so se erano le due cose collegate o lo schermo del computer, non lo so. Adesso vediamo. E quindi andiamo avanti a tentativi. La cosa bella è questa mancanza di appetito. Ogni tanto mi vengono le voglie, quello sì. Però è come se fosse tutto irreale. L'altra sera un'amica mi raccontava che era andata a mangiare fuori e mi diceva, aspetta, cos'è mi aveva detto? Che erano andati in un posto a prendere il dolce, in un posto che aveva fatto le sfogliatelle che erano calde appena uscite dal forno. Quando lo ha detto, a me veniva da vomitare. Cioè, ragazzi, per me è un'altra vita, cioè ad adesso, con tutte le difficoltà, con tutto il fatto che ieri era la Befana, c'era un pranzo di famiglia, io ho mangiato un po' di prosciutto cotto e mi sono sentita male, sono dovuta sedere e non lo riuscivo a digerire, poi invece dopo mezz'ora ho mangiato un po' di pastina, così, nonostante le difficoltà, io penso sempre se avessi fatto questa operazione 10 anni fa, ora. Non è la panacea di tutti i mali, ma è un grande aiuto, almeno secondo la mia esperienza. Ci sono altre persone che non, insomma, non lo so se hanno gli stessi benefici, le stesse cose. Ho trovato un gruppo su YouTube che mi piace molto, che si chiama Obesità e Rinascita, dove ci sono tantissime persone che hanno fatto interventi allo stomaco, come la sleeve, o come il bypass, o come il bendaggio gastrico.
E quindi si condividono le esperienze, ecco. È un gruppo molto vasto, perché sono più di 2000 persone. Io spesso ci vado anche solo per leggere o se devo fare qualche domanda, confrontarmi con gli altri. Tendo però, e devo essere sincera, a seguire alla lettera quello che mi hanno detto chirurgo e dietista, perché quella è la prima cosa. Adesso a fine mese ho il primo controllo, i controlli sono fondamentali e quindi devo fare delle analisi del sangue e portarle a Pisa, e poi il prossimo controllo ci sarà dopo 3 mesi, dopo 6 mesi e poi di anno in anno. Io sono contentissima. E domani finalmente finisco le punture di eparina. L'eparina è un antitrombotico, io le faccio sulla pancia perché le faccio da sola e sembra un puntaspilli, sono tutto come se mi avessero preso a calci nella pancia dopo 29 siringhe, no, qualcosa in più, perché anche in ospedale le facevo, quindi me le hanno fatte dalla sera prima, quindi dal 4. E domani è l'ultima e non ce la faccio più. Uno dei due buchi del drenaggio si è chiuso. Io non so se vi interessa queste cose, non lo so, forse non lo so, mi dite se vi interessa, perché io lo dico anche per me, perché mi ricordo le tappe di questo percorso. Magari a qualcuno può interessare, a qualcuno no. Insomma, vabbè, comunque fatemi sapere. L'altro buco no, si è chiuso per metà, quindi ci ho messo un po' di betadine per vedere se fa prima, e voglio iniziare a fare un po' di ginnastica, ma voglio aspettare che mi si chiudano questi benedetti buchi e poi farmi una doccia come si deve, veramente, ma proprio ci devo stare sotto mezz'ora con le gemelle, mezz'ora. Che altro dire? No, sta andando bene, sono contenta, cioè anche quando vomito, anche quando sto male, io poi sono comunque contenta. Non vedo l'ora di introdurre il pomodoro, perché mi piace la pastina in brodo, ma dopo 30 giorni a pranzo e a cena, quindi sono 60 brodini, basta. O almeno alterniamola con qualcos'altro. E basta, questo è. Ho ordinato le capsule della Nespresso perché ho provato il caffè oggi, ho detto ma dai, io ce la faccio, avevo finito tutte le capsule e l'ho ordinato, ho ordinato anche quello, c'è un nuovo, credo che sia nuovo perché non lo vedo da, adesso non, era un paio di mesi forse che non lo compravo il caffè, ed è un caffè al cioccolato e frutti rossi, che detto così, però ne ho preso un blister? Per vedere come va. Detto questo, niente, non ho nient'altro. Domani mi devo andare a fare il gel perché c'ho una bella ricrescita, e questa è una ricrescita di 3 settimane, e non so che colore fare. Voglio fare un colore scuro, un viola scuro mi piacerebbe molto, ma anche un rosso mi piacerebbe. Questa matita non va, no. È la molto play di pupa, l'altra volta non mi ha fatto così, oggi mi sta un pochettino no, non lo posso dire, non sta colando, ho capito perché è colata. Non succede sempre così. Stamattina mi sono portata la colazione in ufficio, posso mangiare 4 biscotti Saiva, Yoro Saiva, pucciati belli nel tè perché devono diventare proprio pappette. E ne ho mangiato uno e stavo parlando, mi sono distratta, vedi, bisogna concentrarsi bene su quello che si mangia, e mi è andato di traverso tutto e l'ho vomitato. Vabbè. Però erano giorni che non vomitavo, no, giorni, dal sì, diciamo di sì, ma soprattutto dopo ho finito la colazione, non ne avrei mangiati più, la mia collega ha insistito perché dice che lo stomaco comunque deve essere attivo, ma quello è vero, già ho dimenticato lo sput. Questo è, ho parlato da 2 ore, 3 ore, da quant'è che parlo? Ah, ho trovato una cosa carina, alla Lidl ho trovato questo, il tappetiello
nel tappetino per, perché vorrei iniziare a fare i workout anch'io, visto che Annalisa mi ha contagiato dalla voglia di fare queste cose e li voglio fare. Devo dire che nonostante io oggettivamente credo di non arrivare alle 600 calorie con questa dieta, ho un'energia addosso che è pazzesca e non so da dove mi venga, sinceramente non so da dove mi venga. E poi, sono andata alla Lidl e l'ho presa lì, scusatemi, ho preso delle cose di cancelleria che mi piacciono tanto e visto che Antonietta ha fatto fare una brutta fine alla mia Remington, ho preso questa, che è la piastra di Desperate Housewives. Sì, e è in ceramica e l'avrò pagata credo 12 euro. Insomma, carina, mi serve perché, come potete vedere, i capelli li ho lavati. Allora, dovete sapere che io invito i ragazzi, i miei amici a mangiare la pizza qui e loro arrivano, mi tengono le gemelle, io mi vado a lavare, quindi mi sono lavata i capelli, io non li asciugo mai, solo che adesso con questa lunghezza sembra una mazza di scopa corta e quindi un po' di piastra mi serviva, e visto che Antonietta l'ha proprio aperta così e questa è, che altro dirvi? Come sono andata? Ma questo è il primo video del 2014. Siamo ancora qui. Siamo ancora qui. E che altro dirvi? No, questa è la foto che ho postato delle bambine la sera di Capodanno. Vi volevo far vedere quella di Natale perché non l'avete viste, come erano carine, come erano vestite. Allora, ho preso questi due vestitini da Zara e sotto ci ho messo no, ragazze, ma la cosa bella, guardate come si guardano, se si riesce a notare. E poi, oh, sono splendide, splendide. Sono veramente, guardate questa. Allora, questa è Antonietta e questa è Stella. Guardate Stella come guarda Antonietta. No, io, cioè, Antonietta si sveglia, Stella dove sei? Si cercano in continuazione. Veramente è una cosa. Questa mi uccide se ve la faccio vedere. Mio marito che si è addormentato sul divano. E le gemelle che giocano. Basta. Basta che se vede che ve l'ho fatta vedere mi ammazza. E questo è tutto. Non voglio togliere le decorazioni natalizie. Aspetterò ancora un po'. Mi piaceva l'atmosfera di Natale. Comunque dai, è iniziato questo 2014, forza e coraggio, ce la possiamo fare, portiamo a casa il risultato, come si suol dire. Anno di svolta, non solo per il peso, deve essere un anno di svolta per qualsiasi altra cosa, quindi no, non dovevo parlare più di niente, basta, taci, taci. Io vi auguro buon inizio anno a tutti. Dai, di che colore me le faccio le unghie domani? Fatemi sapere. C'è tempo. Adesso carico il video. Ciao!